Namaste, io sono East Brave e bentornati a un altro episodio di The Great Whale Road. Siamo qui, oggi vi mostro anche un paio di cose nuove, stanno per uscire le nuove campagne, io sto registrando a inizio maggio, stanno iniziando a uscire le nuove campagne per i Frisoni e i Franconi. Ma la cosa che mi interessava mostrarvi è più che altro, no, non posso mostrarvela da qua purtroppo. Se torniamo al menu principale ci sono dei nuovi salvataggi, quindi abbiamo la possibilità di caricare meglio i salvataggi fondamentalmente. Dove eravamo rimasti con la missione da fare di radunare un esercito da Winning Waldaham a Marsna, ed è un viaggio abbastanza lungo perché siamo nel pieno della Frisia, perché abbiamo una missione appunto per i Frisoni partendo da qua fino qua, quindi andiamo a fare questa missione, vediamo un po' come attrezzarci. Ci vogliono 36 giorni semplicemente per arrivare là a Winnie Waldaham, quindi vuol dire che abbiamo bisogno di un casino di cibo semplicemente per andare. Chi ci portiamo dietro? Ci portiamo dietro Baugi, ci portiamo dietro Einar. Abbiamo un corazzato, un supporto, un altro corazzato, un altro soldatore. Ci portiamo dietro un tiratore in più che deve fare esperienza. Portiamoci dietro il tiratore. Confermiamo e adesso vediamo di portarci dietro. Allora, cibo. Andrei sul 50 di cibo. Forse anche di più. Andiamo sul 60 di cibo magari. Abbiamo un po' di pettini da vendere. Quanto valgono i pettini? I pettini valgono 9, l'ambra vale 8, però questa pesa uguale, quindi portiamoci questa. E cosa ci portiamo dietro ancora? Ci portiamo il resto in ambra? Abbiamo bisogno di idromele, ma non lo troveremo. Abbiamo bisogno di tante altre cose. Vediamo di portarci più ambra che possiamo. E confermiamo e partiamo per il nostro viaggio. Siamo nel cuore della Frisia. Pronti partenza? Via! Vediamo un po' come ce la caviamo in questo viaggio. Speriamo di farcela, perché non sarà facile, è il primo viaggio che arriviamo, facciamo così lontano. Radunare un esercito, sorge l'estate, non è certo arrivata troppo presto. I continui litigi di Ketil ed Einar si riproponevano immutati ogni pochi giorni. Dicevi ad entrambi di sfogare la loro frustrazione sul campo di addestramento, ma persino l'allenamento addizionale con la lancia non li staccava abbastanza da fermare i loro bisticci. Dopo il solstizio d'inverno hai notato che ciascuno dei guerrieri ha tratto a sé un piccolo seguito. Mancavano soltanto un paio di copie di idromele ad una vera e propria rissa, e la sala grande, stretta e affollata, era il palcoscenico perfetto. È tempo di percorrere nuovamente la via delle balene, e il richiamo del gran re Frisone è più che benvenuto. Quindi andiamo a spaccare un po' di culi in quel dei Frisoni. Abbiamo perso 28 di cibo semplicemente perché stiamo arrivando ancora alla prima città. Vediamo di dare un'occhiata al borgo, vediamo un po' che cosa fare. Questi non li leggo più perché ormai li abbiamo visti, diciamo, gli eventi tradizionale. Questa è la possibile, no, decidiamo di ripartire senza fermarci perché è la scelta saggia. Andiamo ad andare avanti ancora. Adesso dovremmo arrivare a Winning Waldaham, se non sbaglio. Abbiamo perso 3 di cibo, una dracca appare all'estuario del fiume, siamo sorpresi di vedere loro. Cerchi di prendere velocità e mantenerti a distanza di sicurezza, riesci a vedere bracciali, elmi, fai un cenno di saluto ma indica ai tuoi guerrieri di prepararsi allo scontro. Sì, facciamolo. Gridano un saluto ai Romandi e proseguono per il loro viaggio, quindi niente scontro, bene lo stesso, così non abbiamo neanche dovuto deviare. Altro meno 3 di cibo, stiamo arrivando a Winning Waldaham, ottimo, così possiamo iniziare effettivamente il nostro viaggio dalla nostra prima meta. Siamo già nel territorio Frisone, come vedete dal fatto che i banner qua, gli stendardi sono verdi. Vediamo un po' che cosa ci aspetta qua dentro. Probabilmente poi i Frisoni sarà la prossima campagna che andremo a fare dopo i danesi. Giungete nuovamente a Winning Waldaham per ricevere informazioni e strategie dal Gran Re Frisone, perché è la capitale appunto. Vi è stato detto di aiutare a radunare l'esercito del Gran Re, ma non conoscete le leggi e i costumi Frisoni. Siete decisamente pesci fuor d'acqua, ma ritieni che ci sia una ragione se i Frisoni hanno scelto voi per la missione. Ok, siamo a posto, quindi non abbiamo niente da fare, andiamo subito a fare questa cosa. La bocca del re. Il gran re Frisone non ha tempo per incontrarvi di persona, ma venite accolti da un duca Frisone. Lui mi indossa una semplice giubba militare, ma attorno al collo una pesante catena d'argento e pietre preziose, quindi bling bling, stile gangsta rap. Deve essere di qualche inverno più vecchio di Ketil, ma è ancora prestante come un toro. Lo seguite in una tenda dove vi spiega quello che il gran re richiede che facciate quest'estate. Il re vuole che convinciate i capi Frisoni ad unirsi alla lotta contro i Franchi, perché appunto c'è una guerra tra queste due popolazioni.
Il duca dice che questi capi tendono ad essere incostanti e che necessitano di un'abile persuasione. Dopodiché vi consegna un pesante baule pieno d'argento e a vostra disposizione nel caso che un capoclan non voglia combattere per il solo onore. Dovremmo darci dagli affari altro che combattere, questi fregioni sono ricchi, chiedi dell'argento possiamo, oppure per Thor il rosso sei un disonore. Gli diciamo che siamo pronti a partire o gli chiediamo altro argento? No, siamo pronti a partire normali, 800 d'argento, ottimo. Vi auguro buona fortuna e vi dice di tenere tutto l'argento che non darete ai capi clan. Esatto, ma vi avviso di non spenderlo con leggerezza finché la missione non sarà conclusa. Quindi ci hanno dato un sacco di soldi per la missione, è una bella responsabilità, ma vediamo pure di partire senza neanche trascorrere la notte, in realtà non ci serve, quindi partiamo subito, vediamo un po' a che punto arriviamo. Dobbiamo andare fino a Marsna, quindi dovremo fare un po' l'interno di questa zona dell'Olanda, praticamente, delle Fiandre praticamente. Notti un relitto sulla costa, possiamo avvicinarci per l'eventuale oro argento, quindi facciamo qualcosa di prezioso. Trovate un barile di idromele e un po' di baccalà. L'idromele mi serve, quindi spero che valga, che sia diventato il nostro inventario. Se no, va bene lo stesso. Abbiamo perso un po' di cibo. Uno degli uomini nota i focolari di un borgo. Un altro borgo che eviteremo molto probabilmente. Stiamo viaggiando anche abbastanza velocemente adesso, il che va molto bene. Dovremmo anche combattere ogni tanto, però magari sicuramente avremo, con tutti questi soldi, sicuramente siamo un po' tentati da ci sarà qualche pirata, mi aspetto, o qualcosa del genere. Vediamo magari nelle città che troveremo, perché siamo in pieno territorio frisone, quindi non so quanto ci convenga. Ci fermiamo Westanne, che mi sa che Vestane, la sentinella della via delle balene, quindi è un altro territorio frisone. Non abbiamo una missione storia all'interno di questa città, mi sembra. Abbiamo da riposare? Sì, Ketil non è proprio contentissimo. Facciamo un salto da mercante. Avete qualcosa che mi interessa da vendere? Vedendo la mia lista della spesa, ci serve del ferro, ci servono degli attrezzi, ci servono del legno, l'idromele, i semi e gli schiavi. L'idromele intanto non l'abbiamo recuperato. Qua ci sarebbero gli attrezzi, ci sarebbe il ferro anche. Allora, quanto mi costano 3 di ferro? 36, non costa niente il ferro. Posso anche portarlo perché ho lo spazio. Quindi lo compriamo e basta. Mi servirebbe il legno. 9 di legno. Almeno 9 di legno. Così avrei 135 spesi per avere tutto quello che mi serve. Potrei venderti un po' di questi beni, ma forse è meglio che li venda dopo. Oppure li vendo tutti adesso e ci guadagno 320, oppure riportiamoci a zero magari con i guadagni, diciamo così, così abbiamo più 5, abbiamo ancora un bel po' di spazio e direi che basta così, ripartiamo che abbiamo recuperato parte di quello che ci serve. Quindi ho comprato il legno e il ferro e me li posso segnare via dalla lista della spesa. Vediamo un po' di andare avanti. La velocità della bassa marea vi coglie alla sprovvista e la nave si arena nel fango. Provate a trascinare, vi prendete una pausa, sfrutti il tempo per fare qualche riparazione. Giocate a Tafl o... no, proviamo a trascinare la nave. Rimanete impiantati nel fango e desistete rapidamente. Aia, perso un po' di resistenza. Avrei dovuto riposare nella città, ma magari ne troviamo un'altra nella quale fermarci adesso. Ok, Strene. Ci fermiamo a Strene. Questa ha una missione storia, quindi vedremo di riposare magari prima di fare la cosa. Un piccolo villaggio di pescatori, prova la famosa anguilla affumicata. Il bisatto, come viene chiamato in Veneto, a Venezia ad esempio. Strene, si trova presso uno degli sbocchi di un noto braccio di mare, famigerato per i suoi pirati. La laguna è circondata da un anello di piccole isole, sia naturali che artificiali. Alcuni coltivatori ambiziosi e fin troppo ottimisti hanno colonizzato le isole, che sono punteggiate di casette malandate fatte di zolle, barche da pesca e greggi di pecore sporche e smagrite. Qui tutti, agricoltori e pirati, ti taglierebbero la gola senza pensarci due volte, se solo pensassero di poterne ricavare un po' d'argento e poter fuggire da questa palude infestata dalle febbre. Quindi praticamente siamo a Chioggia come ambiente, però ancora più piratesco. Ok, abbiamo la missione storia qua. Aia, la vedo molto brutta in realtà come situazione. Vabbè, intanto facciamo una nottata di riposo. Vediamo anche dal negoziante che è qua se hanno qualcosa che mi interessa. Ceramiche, rame, avrebbero gli schiavi, ma gli schiavi costano veramente tanto.
spezie, il ferro, hanno anche gli attrezzi che potrei comprare. Potrei comprare, me ne servono due solo di attrezzi, quindi facciamo, prendiamole proprio due per 26. Direi di sì, che così ci teniamo avanti nella lista della spesa. Avrei bisogno dei semi, degli schiavi e dell'idromele, e nessuna di queste tre, perché l'idromele sicuramente non lo troviamo, perché l'idromele è un oggetto danese. Come oggetto frisone potrei trovare il sale, ma il sale non ce l'ho nella lista della spesa. L'altro oggetto frisone che cos'è? Ce l'abbiamo? Fatemi controllare. L'altro oggetto frisone sono le ceramiche, eccolo qua, che è verde con lo sfondo verde. Ma direi che siamo tranquilli, vediamo di fare la nostra. No, confermiamo, cioè confermiamo che nessuno va lì. La riparazione non mi serve, quindi possiamo confermare. Volevo vedere il deposito, effettivamente abbiamo ancora un po' di roba da vendere. Vedete che il valore è 9,8, ma in realtà qua dai frisoni non è che sia tanto alto. Giochi pericolosi. Nonostante la posizione tutt'altro che gradevole, l'agente di Strene sta celebrando un festival per la dea locale, Nehalenna, è una delle venerate madri sacre, una benevola sorella della dea Baduhenna. Il capoclan locale vi dà il benvenuto e vi invita a partecipare al banchetto e ai giochi. Sembra più un ordine che una richiesta. Ti unisci ad una partita di Khetlekhri, è quello che credi sia Khnatlekr. Knat mi sembra qualcosa che abbia a che fare con le nocche, forse pugni o qualcosa del genere. Sembra che abbia delle regole simili. Prendete tutti una mazza, è tempo di mostrare a questi tizi del sud come si gioca a palla in Danimarca. Ok, quindi sembra una specie di cricket, forse. Partecipare a una sfida a Toga Hong sembra l'opzione più sicura. Ci manca solo che i tuoi guerrieri si rompano i denti e le dita giocando a. Ok, quindi è tipo. Questo è uno sport. Questo è wrestling praticamente. Forse vincere un paio di incontri di Glima, che sarebbe wrestling effettivamente. Ambarba Cicico Co. Cosa possiamo scegliere? Qua ci viene detto. Ok, tu sei sulla prima, tu sei sulla seconda, tu sei sulla terza. Il wrestling mi ispira, ma mi sa che ci facciamo male. Facciamo la partita di Knetler? O facciamo Toga Honk? Ok, abbiamo guadagnato 25 d'argento. Forma una squadra con i tuoi rematori migliori che tirano la corda contro gli sfidanti frisoni. Quindi Toga Honk è effettivamente. Tiro la corda, tiro la fune. Che tirano la corda contro gli sfidanti frisoni. I frisoni non hanno speranze. Vogare per lunghe distanze con i pesanti remi del Drakkar è l'allenamento perfetto per il tiro alla fune. Vi intascate allegramente i soldi del premio. Toga Honk credo abbia. Com'è che si chiama? In inglese si dice Tug of War, se non mi ricordo male. Quindi Toga Tug è rimasto nella lingua. Interessante anche imparare qualcosina, insomma, di nuovo. Quindi ce l'abbiamo fatta, non succede niente, quindi possiamo pure trascorrere la notte anche riposando. O facciamo un po' di. Recuperiamo un po' di cibo. Ma in realtà con 29 di cibo possiamo anche riposarci, secondo me, stanotte. Così teniamo alti gli spiriti, i nostri personaggi al massimo, e adesso 231 abbiamo un'altra giornata. Allora, postumi. Ti senti la testa come se una mandria di bisonti ci fosse passata sopra la scorsa notte. Ti siedi cautamente e ti ritrovi faccia a faccia con il capoclan frisone. Fa un perfido sorriso e sbatte sul tavolo un pesante boccale di terracotta. Il rumore ti trapassa la testa come uno scramasac. Poi grida ad uno dei suoi uomini di portarti la colazione. L'odore del cibo ti fa sussultare, ma inizi a sentirti meglio man mano che il pane e il sanguinaccio contrastano il vino che hai in corpo. Colazione dei campioni. Mentre la mente ti si schiarisce, realizzi che sta aspettando che tu faccia una proposta. I frisoni sapranno anche combattere, ma in fondo al cuore sono mercanti. Una volta che il primo capoclan avrà accettato, gli altri lo seguiranno, dovrebbe combattere per gli dei, non per l'argento. Offri tutto l'argento, l'argento del re potrebbe servirti più avanti, offri un'offerta iniziale di 150, fai un appello al senso dell'avere. Facciamo le offerte di mezzo, ok, 300. Sembra annoiato, ma dopo un po' di contrattazione vi accordate per 300 pezzi per preparare la sua compagnia e unirsi al battaglione del Gran Re. Ottimo, quindi abbiamo speso 300 per prendere il primo capo. E partiamo allora. E vediamo un po' a che punto arriveremo. A che punto siamo della mappa? Siamo ancora qua sopra. Sì, abbiamo fatto Wastan e abbiamo fatto Strene. E adesso vediamo quanto mancherà. Ci mancheranno una, due, tre forse ancora tappe. Vediamo un po'. Noti un relitto sulla costa, cosa dovremmo fare? Cerchiamo ancora cibo e sopravvissuti facendo l'ultima opzione. Mentre vi avvicinate lo scafo sfrega. Ok, questa volta abbiamo perso un po' di scafo, ma va bene lo stesso, perché tanto
abbiamo o fortuna di trovare cibo oppure ci abbiamo meno due di scafo. Una massa di carne grigia in parte contro la nave sembra un nome squalo morto. Non peschiamolo gentilmente, questo squalo morto, perché magari è morto di malattia. Tagliamo qualche pezzo, formiamo una linea intorno allo squalo e portiamo alla riva. E un hackerla dobbiamo metterlo sotto sale e farlo fermentare perché la carne diventi commestibile. Facciamo questo, che mi sembra un po' intelligente. Non puoi farlo fermentare sulla nave, quindi lo lascia scivolare via. Quindi lasciamolo perdere direttamente. 2,33. Meno 4 di cibo. Avremo una tappa? Non ancora. Una giornata senza eventi. Siamo completamente... A proposito di Rovigo, siamo arrivati a Rovigo. Haralem, possiamo visitarlo? Direi che lo ignoriamo questa volta, perché voglio arrivare velocemente in fondo. Ecco, l'Agitun ci possiamo fermare, perché dobbiamo fermarci effettivamente. L'Agitun o l'Agitun, il forte degli ultimi tigli, bello, con una domus romana qua dietro, quindi un reperto, diciamo, di ciò che era di ciò che c'era una volta. C'è anche delle mura. L'insediamento si trova all'estremo di gran parte del commercio sul Reno. Il duca a Winnie Waldaham ha detto che la zona intorno all'Agitun, tra l'altro anche il nome deriva abbastanza da Roma, mi sa, come nome, abbastanza latino, era l'ultimo burro romano sul loro confine settentrionale, le difese che separavano la tribù dei nostri antenati dalle terre romane, quelle che ora sono dei franchi. Non ne resta molto, ma le rovine si stagliano come dita scheletriche contro il profilo della costa. Le paludi salmastre e il delta del fiume hanno inghiottito gran parte delle vestigia di Roma. Quindi è un po' uno degli ultimi castri, sembrerebbe, di Roma. Qua appunto un po' se n'è andato via, un po' è rimasto di mura romane con appunto l'entrata qua, quindi interessante come cosa. Sulla mappa siamo qui sopra, quindi effettivamente stiamo facendo il giro della laguna. Stavo vedendo se c'era qualche materiale interessante, ma in realtà non tanto. A parte il bestiame, ecco, quello sì, potrebbe essere. Qua ci sono i semi, quindi molto bene. Possiamo fare un po' di spesa qua e poi non dovrebbe mancare tanto per arrivare a Marsna. Allora, prima passiamo un attimo dal mercante, perché il mercante all'Ambra, quindi effettivamente non ha tanto senso che gli venda la roba. Le spezie costano tanto, ma io ho bisogno dei semi. E ho bisogno di 15 semi, quindi quante ne possiamo comprare? Possiamo comprarne tranquillamente anche senza... Ne compriamo 20 e ti vendo tutto quello che ho. Facciamo che ti vendo tutto quello che ho, che mi rimane. Perché tanto non dovrebbe mancare ancora tanto, quindi facciamo piuttosto così. Sto pensando se comprarmi ancora qualcosa. Le spezie mi servono 5 spezie e 2 di avorio. Però l'avorio, se non sbaglio entrambe le avevo comprate, forse per il livello successivo mi servono ancora spezie. Potrei comprare un altro schiavetto, potrei comprarne anche tanti in realtà di schiavetti, perché ho un po' di soldi, ma magari non riusciamo a combinare. Allora, intanto facciamo questo scambio, così abbiamo recuperato un po' di soldi. Abbiamo i semi che ci servono, abbiamo gli attrezzi, potrei comprare qualche attrezzo in più, facciamo 8 attrezzi. Così abbiamo un bel po' di roba. Non hai ancora legno, potrei comprare ancora qualcosa, tipo uno di schiavi. Vediamo intanto cosa ne facciamo di questi soldi. Prima però facciamo una nottata di riposo. Quindi trascorriamo una notte e poi andiamo a fare la nostra missioncina. Vicini indisciplinati, dovrei prendere anche un po' di cibo. Trovate la maggior parte degli abitanti radunati in cerchio attorno a un uomo legato e a un albero. Una sacerdotessa sta tagliando metodicamente piccole strisce di pelle e muscolo dalle sue gambe. Hai visto la tua dose di sangue budella, ma questa scena è inquietante nella sua serenità. Finché l'uomo non si sveglia inizia a urlare a pieni polmoni, ma né gli abitanti né la sacerdotessa reagiscono in alcun modo. Dopo qualche altro taglio l'uomo sviene di nuovo. Questa faccenda non ci riguarda, uccidetele e basta, questa non è una buona morte, posso partecipare, dice Einar. Chiedi che cosa ha fatto per meritare tale punizione, aspetti che abbia finito con lui, ti fai avanti estraendo la tua arma, metti fine alle sofferenze di quel miserabile. No, questo non lo facciamo. Aspetti che abbiano finito con lui o chiedi che cosa ha fatto? Facciamo aspetti che abbiamo finito. Resti a guardare la sacerdotessa che continua a farsi strada col coltello nel corpo dell'uomo. Dopo quella che sembra mezza giornata, finalmente l'uomo muore. Wow. Ti avvicini e ti dice che l'uomo apparteneva ad un piccolo gruppo della tribù degli Yuti che controlla le terre a mezza giornata di cammino da Lagitun verso est. Sono gli ultimi Yuti
Da questo lato della Via delle Balene sono alleati dei Franchi. Quando le spieghi il vostro obiettivo, vi chiede di attaccare il villaggio del morto per rappresaglia. Se la fate, la sua gente si unirà al crescente esercito del Gran Re. Ottimo! Hanno aggiunto anche un paio di immagini a proposito con l'ultimo update. Marciate verso l'entroterra lungo una vecchia strada romana. Se aveste navigato lungo il fiume, probabilmente sareste stati individuati dagli esploratori degli Iuti. L'area infestata di mascherini. Quelli più grandi pungono non appena si posano sulla pelle scoperta e quelli piccoli si infilano nelle narici. Alla fine raggiungete l'insediamento e cogliete di sorpresa una sentinella solitaria che si sta svegliando a fatica da un sonnellino. Il vostro esploratore gli taglia la gola. Gettate i tizzoni ardenti sui tetti creando il panico tra gli abitanti del luogo prima che possano organizzarsi. Sciamate nel villaggio e cogliete di sorpresa gli abitanti. Li lasciate vivere e prendete tutto il bestiame. Gettiamo l'ultima volta che abbiamo fatto una cosa del genere è andata male, ma facciamolo di nuovo. Ok, abbiamo guadagnato un guerriero. Thorir Tagliagole. Interessante. Gli abitanti si riversano fuori dagli edifici. Quando vi vedono, il motivo del loro panico diventa. Quando vi vedono, il motivo del loro panico diventate tu e i tuoi guerrieri. Ah, ok, sì, tradotta un po' particolare. Sono senza armatura e quasi tutti disarmati e li uccidete senza problemi, mentre l'ultimo paesano crolla a terra, una figura solitaria avanza verso di voi. Nella foschia della battaglia e nel fumo degli edifici che crollano, ti sembra che sia un Draugr. Il fumo si dirade, lo riconosci. Potrebbe benissimo esserlo. È Thorir il Tagliagole, uno dei guerrieri che credevi perduti con il vecchio Varl. Quindi, cioè, abbiamo fatto la stessa azione, abbiamo perso un guerriero per lo stesso motivo, adesso l'abbiamo trovato. Quindi, figata. Quindi molto molto bene, abbiamo bisogno di cibo, quindi stasera andiamo a cacciare per festeggiare. Andate a cacciare tutti e adesso vendiamo un po' di cibo. Succhia sangue, alla ricerca di una preda la compagnia incontra un branco di cervi dall'aspetto molto sano, pelo liscio e corna forti. Mentre la compagnia sta attraversando una palude per raggiungere i cervi, all'improvviso si spaventano e scappano. Ora siete coperti di sanguisughe e preda. Diamo fuoco, lasciate le sanguisughe che si stacchino da solo dopo aver banchettato con il vostro sangue. Strappate via le sanguisughe. Lasciamo che agiscano. Vi sentite un po' storditi, ma potete continuare la caccia. Questo non l'avevo mai fatto, effettivamente funziona. Abbiamo guadagnato la pelle, che ce la prendiamo, più cibo che possiamo. 26 di cibo, quindi niente male come cosa. Siamo arrivati a 34, dobbiamo riposare, abbiamo un'altra missione da fare. Riposiamo una notte, così siamo tranquilli. Non abbiamo neanche perso energia in realtà, no, senza staccare le sanguisughe, forse allora è la scelta migliore. Quindi ci riposiamo, perdiamo altri 3 di cibo? No, neanche, no. Ah sì, 3 di cibo. Facciamo un attimo un salto al mercante perché la pelle mi serve comunque sul lungo tempo, quindi teniamola pure. Sto pensando se comprare ancora qualcosa perché abbiamo ancora un sacco di soldi, quindi bene. Il ritorno di Thorir, eccolo qua. Avete sistemato un carro perché Thorir lo possa guidare sulla via del ritorno a Lagithun. Era troppo debole per camminare sulle sue gambe. La sacerdotessa è soddisfatta della tua astuzia e promette di unirsi all'esercito del Gran Re, quindi molto bene. La gente di Lakiton, quindi non abbiamo neanche dovuto pagarla, vi è riconoscente per gli animali e le armi, che garantiranno la loro sopravvivenza e il successo della vostra campagna contro i Franchi. Thorir però è troppo debole per viaggiare con voi. Speravi di potergli parlare, ma è febbricitante. Vaneggia le poche volte che riesce a parlare. È sempre stato un cucciuto bastardo, non morirà prima di essersi preso la sua vendetta. Spero che si riprenda. Se altri sono sopravvissuti, lui potrebbe sapere dove trovarli. Bene. Sarebbe dovuto morire col suo Jarl. No, Baugi, per favore. Organizzi per lui un passaggio per Ulfarsted su una nave mercante Frisone. Chiede alla sacerdotessa se può occuparsi di lui mentre completi la tua missione. Spero che si riprenda. Chiede alla sacerdotessa se ne può occupare. La sacerdotessa è rimasta bene, quindi facciamo così. Abbiamo perso 15 d'argento. La sacerdotessa esamina attentamente Thorir. Quando ha finito, ti dice che Thorir dovrebbe andare a casa. Promette di organizzare per lui un passaggio su una nave mercantile del posto. Quindi abbiamo perso 15, però almeno abbiamo visto che siamo abbastanza sicuri, insomma. Trascorriamo la notte e possiamo partire. Abbiamo perso 3 di cibo. Siamo pronti per partire adesso per Marsdan perché dobbiamo ancora andare là. Quindi partiamo, direi. Partiamo tranquilli e vediamo un po' a che punto riusciamo ad arrivare. 570 di oro, quindi ne abbiamo speso 300 in tutto per adesso. Il cielo si oscura e nubi nere torreggiano davanti a voi. Il vento si tramuta in una gran burrasca. Il tonante è infuriato.
Cercate un porto protetto, ombreggiate e attendete che la tempesta si placchi. Arenate la nave, cercate di riparare la tempesta. Decidete di superare la tempesta allontanandovi dalla costa. Andiamo nel porto. Siete riparati dalla parte peggiore del vento, ma la copertura si è strappata durante la tempesta e siete completamente zuppi. Arg. Vabbè, ma non è successo niente di che. Dalle nostre statistiche. Meno 5 di cibo, un po' meno di resistenza. 241, a che punto siamo? Stiamo arrivando. Noti un relitto sulla costa. Cosa dovrebbe fare l'equipaggio? Cercare altre ricchezze. Vai. Ok, di nuovo lo scafo che sfrega, ma abbiamo comunque lo scafo che funziona. Giorno 2:42. Siamo arrivati? Siamo arrivati? No. Un Drakkar, quindi c'è l'incontro improvviso. Questi li possiamo anche combattere, eventualmente. No, facciamo quella in mezzo che era... State pronti come preoccupazione? La vita non riserva più molte sorprese. Ti attaccano. Ottimo, quindi andiamo a fare il nostro combattimento. Non l'abbiamo fatto prima perché siamo stati furbi. Mentre adesso ce l'abbiamo. Quindi vediamo se riusciamo a sopravvivere. Sconfiggi il capo, tra l'altro. Quindi dovrebbe anche essere un pochino più facilitato come cosa. Tu vieni qua e tu vieni qua. Andiamo di muovere lui qua. Puoi già attaccare da questa posizione? No, però ti puoi mettere in intercetto. Tu vieni qua davanti. Tu vieni qua. E tu vieni qua. Adesso vediamo se riusciamo ad attaccare subito al loro capo senza fare... senza troppi convenevoli. Tu stai pure in guardia. E vediamo il loro capo, che è un... ok, qua c'è il nostro attaccante. Lui prova ad attaccare, ma niente. Volevo vedere le statistiche, ma non me le fa... Ok, condottiero Sasson, eccolo qua. Che ha un sacco di energia, però noi abbiamo Einar che può far qualcosa. Lui si sta nascondendo là dietro, maledetto. Facciamo il giro? Possiamo fare il giro. Quindi ci mettiamo qua con Baugi. Si prende un po' di attacchi, forse, no? Ah no, perché loro sono corpo a corpo. Quindi io posso andare di contundente qua, cominciare a fare un po' di danno. Tu puoi venire qua, i nostri corazzati che fiancheggiano da questa parte. Ci sta tantissimo come cosa. Ok, gli abbiamo distrutto anche l'armatura. Quindi tu adesso puoi venire qua davanti e prenderti un colpo, vabbè. No, non ti prendi neanche un colpo. Fico. Allora vai di colpo tagliente. Ottimo. E tu vieni qua in fondo. E comincia ad attaccare lui col colpo tagliente. Ok, tre danni. Prossimo turno abbiamo Einar. Questo è mezzo morto. E poi c'è il condottiero là dietro che non può scappare in nessuna maniera. Se no va incontro direttamente al nostro Einar. Che verrà spawnato qua molto probabilmente. Questo fa il giro. Questo decide di scappare sulla mia nave. No, decide di mettersi nella mischia. Va benissimo. Allora, Einar. Einar può venire qua. E muoversi qua davanti. Può fare anche questo su un assaltatore alleato, ma sei l'unico assaltatore del gruppo, quindi non puoi farlo, cioè non ti conviene farlo adesso. Spezza scudo funziona solo sui nemici adiacenti, quindi in questo turno purtroppo sei abbastanza inutile. Quindi ti metto in intercetto. cosa facciamo? Attacchiamo il condottiero? Allora, tu vieni qua, mi attacchi il condottiero col colpo contundente. Arrag, non l'ho beccato. Allora, concentriamoci su questo. Non sbaglia mai a quanto pare il nostro ragazzo qua. E Flocky, mi attacchi lui con il tagliente. 5 danni, ottimo, fuori uno. E adesso sono rimasti in 3, quindi non è che possono circondarlo completamente il condottiero, quindi dovrei farcela a fiancheggiare con Einar e ucciderlo da dietro se proprio dovessi sistemare qualcosa. Magari gli diamo tutte le... Sì, prova a chiamare rinforzi. Bravo. Allora, Einar, posso muoverti? Vieni qua sopra. Mi fai 7 di sangue su te stesso. Spezza scudo su di lui. E tu puoi dare un bonus agli altri. Bersaglio corazzato, bersaglio nemico... Tu hai bersaglio corazzato,
bersaglio nemico, concentrazione. Tu hai lama affilata da dare a lui e idromele che non puoi darlo, quindi lui è tipo buffatissimissimo. Andiamo di colpo tagliente. 2 più 2 più 6 più 2 più 3 più un altro 27 danni gli ho fatto tipo. Tu puoi attaccare lui con tagliente e i tuoi 3 danni il nostro ciccio pasticcio li fa sempre. E tu vai allora di attacco 1 contro 1 col colpo tagliente, 1 più 1 più 1 più 0 più 1, 4 danni e abbiamo sconfitto il condottiero. Bene. Credo che duri un pochino di più questo episodio, ma visto che siamo a fine missione più o meno dovremmo esserci. Abbiamo guadagnato 70 d'argento da questo combattimento. Bene, oltre a 10 di cibo che fa sempre comodo, ma 70 d'argento sono abbastanza. Quindi bene, bene, bene. Andiamo pure avanti. Giorno 243, siamo di nuovo nella nebbia, siamo arrivati a Marsna, quindi vedremo di continuare a Marsna nel prossimo episodio di questo Let's Play The Great Whale Road. Grazie ancora della visione, io sono Ace the Brave, Namaste and be brave!